Diamo una notizia che certamente interesserà soprattutto le donne che stanno a casa, non soltanto le donne anziane, le donne casalinghe, ma anche quelle signore che stanno sole in casa e che spesso sentono bussare qualcuno al portone dicendo posta pubblicitaria. Ecco, questo è un espediente per, non per quei ragazzi o ragazze che vivono di questo lavoro precario, ma per taluni furbi, taluni ladri che riescono a individuare in questo modo chi è presente oppure no nell'appartamento. È successo qualche giorno fa, un pomeriggio, una signora ha risposto al richiamo sonoro del campanello e quindi ha fatto capire al giovane che la persona era in casa, che non poteva ovviamente entrare nell'appartamento. La signora però ha avuto, diciamo, il coraggio, comunque la curiosità di uscire dalla porta di casa e di controllare questo giovane che diceva di portare posta pubblicitaria. La signora si è accorta che questo giovane aveva in mano debris A, sapete, quei volantini che dividono per la pubblicità appunto dei vari centri commerciali, erano, diciamo, abbastanza vecchi a, diciamo, giudizio della signora, quindi ha avuto qualche sospetto, anche perché si è resa conto dell'agire furtivo di questo giovane che dava un'occhiata un po' in giro e guardava anche i nomi delle cassette della posta. Fatto sta che la signora poi è ritornata in casa, che questo ragazzo ha avuto l'ardire di entrare in un appartamento che in quel momento era vuoto, è salito, ci è stato riferito da alcuni testimoni che hanno dedotto dopo, no? Che questo ragazzo era su una bicicletta, è penetrato all'interno dell'appartamento attraverso una finestra che lui ha, diciamo così, forzato abbastanza agilmente, quindi una finestra che era accessibile grazie al fatto che è salito sulla bicicletta. Allora, entrato nell'appartamento, questo giovane ha fatto man bassa di quello che ha potuto trovare, gioielli e forse anche banconote. Non lo sappiamo con precisione perché la signora che è stata derubata non ha voluto aggiungere altro, in quanto era piuttosto scioccata da questa invasione nel proprio appartamento. Allora, a questo punto ricordiamo anche queste cose, state attenti e soprattutto mi rivolgo anche alle persone anziane che spesso sono prese d'occhio, di mira, da coloro che durante i giorni in cui le persone vanno alla posta, specialmente alla posta, e ritirano la pensione, questi qui sono in grado di scippare subito le donne anziane e portare via la povera pensione, povera sostanziosa che possa essere. È successo qualche tempo fa a una signora di 86 anni, pensate, da sola era andata alla posta, aveva ritirato anche la tredicesima in quel caso, quindi un annetto fa, ed è stata violentemente scippata e poi è caduta a terra e si è fatta anche male. Quindi oltre al danno economico anche il danno fisico, anche il danno psicologico, direi, dovrebbero vergognarsi questi signori, questi individui che arrivano a questi estremi.